Un'iniziativa che ha voluto coinvolgere soprattutto i ragazzi, un'iniziativa che vuole testimoniare quanto questo problema sia un problema diffuso e sentito di cui è necessario parlare. E in teatro ne parleremo con uno spettacolo, Ferite a morte, di Serena Dandini con Lella Costa, ma ne parleremo anche attraverso l'impegno e le voci di tutti questi ragazzi che si sono impegnati per realizzare queste veramente toccanti testimonianze. Noi ragazze dobbiamo capire che il silenzio non serve, bisogna parlare, non bisogna avere paura, bisogna lottare. Noi siamo qui perché è ingiusto che nel 2014 le donne subiscano ancora violenze. Noi dobbiamo dire basta e cambiare il mondo. Ecco, questo è un bellissimo messaggio, comunque a questa giornata che dà a tutti i giovani in generale, per dire no more, basta, non più violenza a tutti i livelli, ma in questo caso nei confronti della donna, perché oggi è proprio la giornata internazionale della violenza contro le donne. Una giornata il 25 novembre che ricorda questi eventi e vuol combattere la violenza contro le donne, però questa cosa non deve terminare oggi, deve proseguire ogni giorno di tutti gli anni, perché questo fenomeno deve azzerarsi e l'unico modo perché si azzeri è che proprio tutti i giorni ci ricordiamo di questo problema, partendo dai ragazzi che hanno organizzato questo evento, ragazzi che devono crescere con una cultura completamente diversa da quella che oggi ancora c'è in noi. To me, yes.